Più di 60.000 fedeli si sono radunati a Blaj in Transilvania per assistere alla Divina Liturgia, celebrazione di rito bizantino presieduta da Papa Francesco per la beatificazione di 7 vescovi greco-cattolici morti in carcere durante il periodo della dittatura. Senza mai pronunciare la parola comunismo, il pontefice, apparso visibilmente affaticato nella giornata conclusiva della sua visita nel paese, ha condannato il regime dittatoriale ed ateo che per decenni ha detenuto il potere nell'Europa orientale. Riferendosi ai 7 vescovi, il Papa ha sottolineato come di fronte all'oppressione del regime accettarono di essere sottoposti alla carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti pur di non rinnegare la loro appartenenza alla Chiesa. Blaj è conosciuta anche come la piccola Roma per la sua alta percentuale di cattolici, molti dei quali di rito orientale. Dopo la cerimonia il pontefice ha incontrato la comunità rom della città e ha chiesto loro perdono per le discriminazioni e i maltrattamenti che hanno dovuto subire nel corso della storia.